Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di IO Review. Facciamoci un'altra partitozza a Modern Combat 5 e volevo allenarmi con il fucile QKR89 che ho usato l'altro giorno. Pian piano sto completando, diciamo, il fucile, scaricando, sbloccando vari pacchetti. Adesso volevo andare a applicare ad esempio lo spegnifiamma, un soppressore praticamente, che ci farà aumentare la potenza ma calare la gittata. Ma a noi va bene lo stesso. Il manico utilizziamo comunque, l'ultimo che sono riuscito a sbloccare. Come mirino manteniamo comunque il mirino olografico. E poi come caricatore sono riuscito a sbloccare il caricatore esteso. Avremo un casino di colpi da sparare, ragazzi. Comunque andiamo a farci subito, ragazzi, una partitozza tutti contro tutti in modalità online per vedere cosa riesco a combinare. Ho fatto comunque, ragazzi, più o meno una decina di partite con questo fucile, quindi un pochettino sono migliorato. Adesso vediamo di non fare una figura di cacca e vediamo cosa combino oggi. Pian piano lo stiamo potenziando sempre più. Penso che comunque adesso sia arrivato al massimo della sua potenza con l'ultimo soppressore di fiamma. Proviamo. 6 minuti e 58. Si parte, ragazzi. Avete visto quanti colpi, ragazzi? Ok. Tra l'altro, ragazzi, come vi dicevo anche l'altro giorno, con l'armatura che abbiamo adesso su questo soldato ci permette di ricaricare automaticamente l'arma dopo ogni uccisione. Quindi avremo praticamente fuoco libero. Sembra di avere quasi di avere munizioni infinite. Perché non appena andremo ad uccidere un nostro nemico, dove cacchio sei? Un nostro nemico, in automatico si ricarica l'arma senza che neanche ce ne accorgiamo. Quindi continuiamo a fare fuoco, ragazzi. È una figata. Vediamo se sali. Ops. C'è qualcuno qui dietro? Andiamo a vedere dove si trova. Eccoti, ciao. No! Porca miseria, 40% rimasto. La PR39, tra l'altro un'altra arma che, ragazzi, devo ancora farvi vedere. Uccisione! No! Comunque, ragazzi, siamo già a 5 uccisioni. Al primo posto abbiamo 8 uccisioni. Questo soldato che adesso, questo player che adesso in questo momento non saprei neanche leggervi perché è scritto un po' in arabo. Almeno penso sia arabo. Dai, dai, dai! Vai che andiamo avanti, ragazzi! No! Scivolata, granata, sbam, non si è fatto un cacchio, porca miseria. Proseguiamo. Ok, siamo sul balconcino, cosa molto importante. Vediamo se riusciamo a boccheggiare qualcuno. C'è un cecchino da queste parti. C'è un cecchino, eccolo. Colpo alla testa, ecco che spariamo anche il prossimo, ragazzi. Come avete visto, riusciamo a fare uccisioni multiple a manetta. Senza esclusione di colpi. Dove sei? Chi è che mi sparava? Passiamo in cantina, ragazzi. No, mi hai boccheggiato. Comunque, ragazzi, siamo a 9 uccisioni. Adesso mi impegno un pochettino, vediamo se riuscire a fare qualcosa di più. Dove sei?
Dove cacchio ho imboscato questo? Ah, eccoti. Esci dalla cuccia. Ucciso, 12 uccisioni ragazzi, siamo al terzo posto praticamente nella classifica di questa partita, siamo al terzo posto. Proseguiamo. Dai, venite fuori. ...18 uccisioni, non credo che riusciremo ragazzi a raggiungere il primo posto perché il tempo stringe, però comunque sia ci proviamo. Dove cacchio è? Porca miseria! Eccolo qua sopra ragazzi, cominciamo a sparare, tanto abbiamo munizioni da vendere. Via di qua. Uccisione. La partita sta diventando un poco impegnativa. No! Granata! Mannaggia! Per poco, ragazzi! Proseguiamo. Andiamo a scovare dove si trova. Dai, su, che ti spacco! Granata! Giusto per rompere il ghiaccio, ragazzi. Uccisione. Avete visto come è diventato potente, tra l'altro, ragazzi, il fucile in confronto al video che ho fatto l'altro giorno riguardo quest'arma. È notevolmente migliorato. Grazie al rompifiamma che siamo andati ad applicare, che ha aumentato notevolmente la potenza del fucile, chiaramente. Ciao ciccio! 19 uccisioni ragazzi, niente male. Eccone un altro. Non l'abbiamo preso noi, ma lo prendiamo adesso, il responsabile. Altra granata. Qui lanciano, cascano le granate come pioggia ragazzi. Partita terminata ragazzi, comunque siamo riusciti a fare 20 uccisioni e soltanto 9 morti, partita giocata decentemente direi, meno 1 il punto Lega, purtroppo ci è capitata la sfiga, e comunque sia ragazzi, continuerò ad allenarmi con quest'arma perché non c'è niente male, mi piace veramente tanto e sono andato a sbloccare quella di livello successivo comunque, adesso intanto mi alleno un altro po' con questa, poi magari andrò a provare anche la nuova. E niente ragazzi, grazie al vostro ascolto e ci vediamo alla prossima partitozza. Ciao a tutti.